sono vittima di bullismo. Pure adesso sono vittima di bullismo, perché i miei haters scrivono sotto nei commenti dei miei video che sono brutti, non sono belli, eccetera eccetera. Nonostante questo io non mi abbatto e continuo a portare contenuti ironici per divertire la gente. Ora vi racconterò la mia esperienza sul bullismo, come l'ho superata e come l'ho affrontata. Tutti i bambini mi dicevano che ero brutto, i brufoli in faccia, non potevo stare con loro, dovevo stare in disparte, non facevo parte del gruppo. Tutte queste cose mi hanno abbattuto perché io ero piccolino e non capivo ancora niente. Dopo un avvenimento che è successo, tornati da una gita scolastica, un bambino sul cancello della scuola mi ha spinto, io sono cascato. Da lì mi sono chiuso in me stesso, non uscendo per casa per 2-3 settimane, perché mi sentivo inferiore a quei bambini. Grazie alla mia famiglia ho cercato piano piano ad uscirne fuori, sapendo che nessuno non è inferiore a me e siamo tutti uguali. La mia chiave per superare il bullismo è stata di non dare peso a tutte le critiche che mi sono state dette. E così ho cercato giorno per giorno di superarle. Piano piano, nel tempo, ho scoperto che io valgo tanto quanto a quelle persone. E quelle persone non erano nessuno per dirmi le cose brutte. Non è stato facile, perché io ho dovuto combattere con il me stesso del passato, perché il me di passato ascoltava le critiche e io non le volevo ascoltare. Consiglio a tutte quelle persone che si trovano nella mia stessa difficoltà del passato di confrontarsi con un genitore, con un familiare, con un amico. Tuttora, quando mi arrivano critiche, messaggi brutti, anche se sto diventando popolare, ci rimango un po' male. È normalissimo, perché io sono una persona umana. Però a me non mi importa veramente, perché io sono felice che con i miei video ironici posso strappare un sorriso a migliaia di persone. È quello che mi fa stare bene giorno per giorno, dove posso vedere bambini oppure adulti, mi è capitato di vedere, che possono stare bene con i miei video. Molti ragazzi mi scrivono su Instagram che sono vittime di bullismo e io cerco di dargli una mano con delle parole rassicuranti e semplici, così possono trovare una persona come me dove possono raccontare di tutto e di più. Io avrei voluto tanto trovare un me nel passato che mi dava consigli come affrontare queste situazioni. I social sono per me una rivincita, è per questo che voglio mandare un messaggio sui social positivo, perché noi tutti sappiamo che il social, dove tutti lo criticano perché è negativo, però i social, se vengono utilizzati bene, possono mandare messaggi importanti e giusti, tipo il video che sto realizzando io adesso, dove spiego la mia esperienza sul bullismo e come l'ho affrontata e do consigli a tutti quelli che si trovano in difficoltà. Io spero di aver aiutato alcuni ragazzi con sto video, spero di aver fatto ridere qualcuno con i miei video ironici nei periodi bui. Non è stato facile realizzare questo video e aprirmi con tutti, e l'ho fatto perché spero veramente con il cuore di aver fatto del bene. Vi ricordo, se volete parlare di qualsiasi cosa con me, mi potete contattare su Instagram. Detto ciò, mi raccomando, iscrivetevi sul canale, attivate la campanellina, arriviamo a 100 like su questo video.
Mi raccomando, noi ci vediamo prossimamente con un altro video divertente. Bam!